Grazie Presidente. Allora, i vari notari, io volevo sottoporre all'attenzione degli illustri consiglieri comunali un aspetto fondamentale. Viste le criticità di bilancio che abbiamo ereditato dalle precedenti amministrazioni, l'amministrazione attuale, Mastroianni, poteva liberamente, semplicemente decidere di mantenere la stessa pressione fiscale su questo tributo, che ricordiamo un tributo che si applica su due fattori. Il primo è relativo al piano finanziario dell'ente gestore, quindi in questo caso di Grazia Ambiente. Il secondo aspetto riguarda invece i costi che sostiene il comune nell'ambito dell'attività d'ufficio, quindi del personale e tutta l'attività di riscossione per appunto il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti. Pertanto, rispetto ha un importante incremento che si è registrato nel corso del 2017 per la gestione del commissario. L'amministrazione, ripeto, poteva decidere di mantenere la stessa pressione fiscale. Così non è stato. Abbiamo appunto preso questa importante decisione di ridurre in maniera molto forte, adesso vi dirò le percentuali di riduzione delle tasse rispetto al 2017. Pertanto le tariffe, così come sono state deliberate dalla Giunta Comunale, registreranno rispetto all'anno 2017 per l'anno 2018 una riduzione del 23,36% per le utenze domestiche, quindi per le famiglie, e una riduzione delle utenze non domestiche pari al 5,79%. Questa differenza è semplice: le famiglie sono le categorie, diciamo, più colpite dalla crisi, non possono, avendo ad esempio i pensionati, i lavoratori dipendenti, una possibilità di incrementare il loro reddito, andare a recuperare in qualche modo attraverso politiche di mercato il livello di tassazione. Per le utenze domestiche i valori, per le famiglie, sono più bassi anche del 2014, quindi l'intervento tributario fiscale che ha fatto questa amministrazione è un intervento di una rilevanza assoluta. Ci troveremo di fronte ad un problema di natura tecnica, perché sappiamo tutti che i cittadini frascati hanno ricevuto tre bollettini di pagamento calcolati sulla base del livello del 2017, che ripeto era più alto rispetto al 2016. Quindi inizialmente i cittadini hanno pensato: ecco, l'amministrazione ci ha aumentato subito la tariffa. No, non è così, perché gli acconti, i bollettini che sono stati ricevuti, sono bollettini in acconto calcolati rispetto al 2017. È chiaro che quelli che sono stati ricevuti nel 2017 erano calcolati sul 2016. Quindi se confrontiamo il 2017 con il 2018, quelli ricevuti quest'anno sono più alti. Il problema tecnico è che ad ottobre ci sarà il saldo, quindi noi saremo costretti a ridare i soldi ai cittadini. Stiamo studiando le modalità tecniche. Personalmente ritengo sia più opportuno agire come agisce il fisco, che rispetto agli acconti sui redditi diretti. Se si ha un credito, questo credito viene poi recuperato nell'annualità precedente, però ripeto, non escludiamo anche un eventuale ricorso all'ottobre. Quindi gli effetti sostanziali concreti di questa manovra, che il Consiglio mi auguro approverà, li avremo concretamente ad ottobre con la rata del saldo. Tanto per darvi un esempio molto chiaro: una famiglia di 4 persone con un appartamento di 120 quadri, perché sappiamo che la tariffa viene applicata anche in funzione non solo dei componenti ma degli adeguati, quindi 4 persone su 120 quadri passano da 444,32 euro a 350,26, quindi con una differenza di 94 euro su base annua, e questo è un dato di tutto rilievo. Per le utenze non domestiche la riduzione, che vi ho detto, è pari
al 5,79%, in modo particolare è andata ad agevolare le piccole attività artigianali che a nostro avviso sono le attività che hanno subito un colpo più duro in questi anni di crisi. Vi ringrazio. Grazie a lei, assessore. Se ci sono interventi, prego, consigliere Lonzi, 8 minuti a sua disposizione. Grazie Presidente, e ringrazio anche l'assessore Gori per l'operato fatto, la giunta e il consiglio. Anche questo è un altro chiaro segno di dove vuole andare questa amministrazione, è un chiaro segno di cambiamento e fatto anche in questo momento anche di restrizioni economiche, dove le famiglie comunque vada chiudono l'anno, diciamo, anche un po' come il nostro comune, no? In forte difficoltà. Dare un segnale del genere è fondamentale, quindi anche in questo caso tutta la nostra approvazione, bene, avanti così. Grazie.